Questo è un momento di calma, ma fino a pochi istanti fa c'era insomma un bel via vai di persone che sono venute qui all'ufficio elettorale dell'Aquila a richiedere carte d'identità e duplicati delle tessere elettorali. Com'è andata? Dal 1 febbraio ad oggi sono venuti circa 1.100 cittadini o a fare il duplicato della tessera elettorale o a ritirarla per la prima volta. In questo caso si tratta di maggiorenni o di persone che hanno preso da poco la residenza all'Aquila, quindi nuovi iscritti all'anagrafe della popolazione residente. L'appello che vorrei lanciare è quello ai maggiorenni o nuovi residenti, in quanto abbiamo in giacenza circa 3.500 tessere e ad oggi ne sono state ritirate 330. Quindi vi prego di organizzarvi per tempo, di venire alla spicciolata e di non affollarvi nelle ultime ore prima delle consultazioni. Ci sono anche degli uffici decentrati nei quali ci si può rivolgere per chiedere i duplicati? Sì, diciamo che in occasione di queste consultazioni regionali noi comunque ci siamo organizzati sia presso la sede centrale che è questa di Via Roma, dove saremo aperti oggi fino alle ore 20, dalle 8 di stamattina. Domani saremo aperti dalle 7 alle 23, cioè lo stesso orario che fanno presso i seggi. Quindi chi avesse necessità può recarsi qui a Via Roma. In alternativa, ve lo consiglio, potete comunque recarvi presso le delegazioni. Infatti saranno aperti la delegazione di Paganica dalle 8 alle 20, sia oggi che domani. C'è la delegazione di Roio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. E anche la delegazione di Sassa, che però sarà aperta fino alle 14. Presso le due delegazioni di Sassa e Paganica è possibile anche rinnovare la carta d'identità elettronica, mentre presso la sede di Roio potete fare esclusivamente il ritiro della tessera elettorale. Sono tantissimi i seggi in città, alcuni sono anche cosiddetti speciali. Qual è il quadro? All'interno della città dell'Aquila sono aperti 81 seggi. E gran parte si trovano all'interno delle scuole o dei MUSP, le scuole di nuova costruzione post-sisma. Per quanto riguarda comunque alcuni seggi speciali sono stati allestiti, ad esempio presso l'ospedale regionale. Qui è possibile votare sia presso il seggio allestito, per i pazienti che non hanno possibilità di recarsi fisicamente lì ci sarà comunque il presidente che passerà nelle stanze a ritirare l'espressione del voto dei cittadini ricoverati. Altri seggi speciali sono il numero 7 alle Casermette, dove c'è anche Duca degli Abruzzi, che è una residenza per anziani, e che è un seggio volante. Appunto il presidente, dopo aver finito di ritirare l'espressione di voto dei cittadini, si recherà anche lì. E altri seggi speciali sono istituiti presso l'ex OMPI. E poi c'è il seggio di Villa Letizia, anche questa è una casa di residenza per anziani, e presso le Costarelle.